Presso la Galleria Giotto del Centro Italiano Venezuelano di Caracas è stata inaugurata la mostra Caminos Creadores, organizzata dalla Commission de Artes Plásticas. Circa 25 alunni del professor Angelo Zurrita hanno esposto le loro opere frutto di ore e ore di lavoro e tanto impegno. Dopo le parole di benvenuto di Carlo Villino, presidente del Centro Italiano Venezuelano, di Iris Gutierrez, presidente della Commissione de Artes Plastica, e del professor Angelo Zurriga, che ha elogiato il lavoro svolto con impegno dai suoi alunni, i presenti hanno potuto osservare le opere esposte. Particolare attenzione hanno ricevuto le sculture delle artiste Andreina Melarosa, Miriam Maciurra, Maritza Pinto e Patrizia Del Sordo. Assai apprezzate poi le smorfie di Edmundo Tapias e Gondulam di Gimmo Ropesa. Nel corso della manifestazione culturale è stato consegnato a Gaspare La Rocca, direttore artistico del gruppo Arlecchino, una magnifica gondola, riproduzione dei trofei realizzati presso il Taller de Artes Plásticas del sodalizio caracheño dagli artisti Miriam Scienzia, Andreina Guzmán, Mena Turri e Gimmo Ropesa, e consegnati ai partecipanti della 35esima edizione del Festival di Danze Folcloristiche Internazionali che si è svolto nel Centro Italiano Venezuelano della capitale. La serata poi si è conclusa con un brindisi.